La speranza è la bontà d'animo, le armi più efficaci contro le ingiustizie e gli orrori che hanno contraddistinto la Seconda Guerra Mondiale. Per non dimenticare i fatti accaduti agli ebrei visti dagli occhi di una bambina. La musica della memoria, venerdì 25 gennaio, ore 21, al Piccolo Teatro Comico, Torino. Benvenuti a Tu per Tu, il viaggio introspettivo attraverso le parole dei miei ospiti. Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore, per averci dato anche oggi la forza di fare lo spettacolo più bello del mondo. Guardaci dalle unghie delle nostre donne che da quelle delle tigri ci guardiamo noi. Dacci la forza di far ridere gli uomini. Dacci la forza di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa, io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato il biglietto. Se le mie buffonate servono ad alleviare le loro pene, rendi pure questa mia faccia ancor più ridicola, ma aiutami a portarle in giro con estrema disinvoltura. C'è tanta gente che si diverte a far piangere l'umanità, noi dobbiamo soffrire per divertirla. Manda, se puoi, qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri. Beh, questa che ho appena recitato in maniera molto blanda, peraltro, è solo una parte della preghiera del clown, un estratto fondamentale per introdurre gli ospiti di oggi che ad un certo punto della loro vita hanno pensato bene di stravolgerla, facendo della loro comicità un vero e proprio punto di forza. Sono qui con noi oggi i Dumat. Benvenuti. Ciao Fabrizio. Grazie. Benvenuti. Ciao Fabrizio. Come state? State bene? Bene. Perfetto. Vi è piaciuta questa bella introduzione, la preghiera del clown, che so peraltro voi recitate alla fine di ogni vostro spettacolo. Siamo rimasti basiti e impassibili. Talmente tanto bella che pensavo che non parlasse nemmeno di noi. Però... Perfetto. Bellissima introduzione. Naturalmente loro sono i Dumat, al secolo Davide Sandri e Walter Ferro. Corretto. Naturalmente entrambi arrivano dal Varesotto e hanno una passione in comune: il cabaret, la musica e lo spettacolo, tre passioni in una sola. Raccontateci un attimo come vi siete conosciuti, come avete cominciato, insomma, i vostri esordi. Intanto do il benvenuto a tutti gli ascoltatori e tutto quanto. Allora, come ci siamo conosciuti? Ma in realtà una cosa molto semplice: eravamo in una radio, io conducevo un programma, lui conduceva un altro programma. Ci siamo ospitati a vicenda e da lì poi abbiamo capito che, facendo del talk in radio, abbiamo capito che siamo scemi l'uno per l'altro. Esatto. Correva l'anno 1900? No, 2007. 2007? 2011, sì. 2011, quindi sì. Lì è cominciato il vostro sodalizio, giusto? Sì, è iniziato lì, abbiamo iniziato molto blandi, diciamo, con una serata semplice, la serata apposta per noi, che era... Serata di Halloween, chiaramente ci hanno chiamato la serata di mostri, guarda caso. Quindi hanno pensato bene di far lavorare due mostri insieme, quindi da lì è nato, quindi, tutto il nostro... Si può dire che a livello artistico è stato un amore... A prima vista? Direi a prima svista, magari. Sì, a prima svista. No, a parte gli scherzi, no, è stato proprio una cosa molto bella, perché da lì poi è nato proprio il nostro amore artistico. È vero, cioè... Sì, no, è vero. È vero, è vero. Io ancora oggi sono innamorato di lui artisticamente. Quindi... Lo ha detto lui, lo ha detto Davide Sandri, quindi è un'anteprima per il BTV News. Quindi... Quando avete deciso, nello specifico, di cominciare a fare spettacolo insieme? Perché abbiamo deciso? No, esatto, questa è una bella domanda, nel senso che noi, ancora dopo 6 anni, dobbiamo ancora prendere questa decisione. Perché, in ogni caso, come ti diceva Walter prima, è venuto tutto in maniera talmente naturale, talmente tanto semplice, che in realtà dopo la prima serata ci hanno iniziato a richiedere la seconda, la terza, la quarta, la quinta, e noi ci siamo semplicemente fatti andare dietro a un'onda che stava arrivando.
Quindi in realtà diciamo che non è stata, almeno all'inizio, proprio una decisione studiata a tavolino o così ben strutturata immaginando che cosa poi sarebbe successo. In realtà non lo sapevamo, come non lo sappiamo ancora oggi, ma diciamo che semplicemente abbiamo soddisfatto le richieste di chi ci chiamava. Grazie a Dio erano tanti, come sono tanti tutt'oggi, ci siamo divertiti come ci divertiamo ancora oggi. Scusate la curiosità, però vedo sulle vostre camicie due nomi. Dado ovviamente il diminutivo di Davide, Davide. Wally. Wally è un soprannome che mi fu dato quando ero ragazzo, quando ero giovane. Cominciamo già con i nomi d'arte, sì, qua. Giovane. Ero all'oratorio, io giocavo, ero un provetto calciatore promesso alla Juventus, non so se lo sapete. Addirittura. Sì, sì, ma solo promesso però. Beh, qui giochiamo in casa, infatti, quindi andiamo avanti. Juventus Club del mio paese, cioè, fino lì potevo arrivare. Quindi ho giocato a calcio e quindi ho cominciato a chiamarmi Wally perché assomigliavo a un personaggio del cartone animato che io non conosco, non so, un cartone animato, mi hanno detto Wally e ho cominciato a Wally di qua, Wally di là e mi è piaciuto come nome. Quando è nato il sodalizio Dumas, io ho detto, io mi chiamerò artisticamente Wally, è piaciuto a tutti, esatto. È nato così il mio nome. Io mi sono permesso di farmi gli affari vostri, quindi sono andato a reperire sulla rete quello che dice la rete su di voi. Ci sono tanti, tanti pareri discordanti, c'è chi vi cataloga come degli idoli a livello locale, perché comunque siete molto, molto, molto seguiti. Sì. C'è chi dice che voi fate una comicità di nicchia, tra virgolette, e per pochi, ma non per tutti. Bravo. Cosa mi dite? Ma fondamentalmente noi abbiamo sempre cercato di puntare su una comicità diversa, una comicità fatta per famiglie, una comicità che andasse a esulare il discorso volgarità, il certo discorso che sia, assolutamente. Abbiamo sempre cercato di dare un taglio prettamente diverso ai nostri spettacoli. Siamo andati a recuperare, soprattutto nel nuovo spettacolo che stiamo portando in giro in questo momento, siamo andati a recuperare anche alcuni numeri di rivista, quindi parliamo di... Vedo che Davide ha la sindrome del pendolo, esatto. Vedo che ti sta facendo complimenti. Sì, perché lui andava a lavorare a Milano e faceva facevi il pendolare, difatti. Ah, no, il pendolino? No, pendolare. E quindi forse di nicchia per questo, nel senso che non siamo i classici comici di oggi, quelli da televisione, ma abbiamo sempre cercato di dare un taglio un po' diverso al nostro prodotto. Però io so per certo che vi siete confrontati con artisti di spessore, chiamiamo così, gente che comunque ha fatto Colorado, Zelig, eccezionale veramente, quindi comici di spessore che tutti quanti noi conosciamo. Sì, sì, abbiamo avuto modo di collaborare con molti artisti di Zelig e di Colorado, citiamone qualcuno, vogliamo citare Harry Zaffa, che comunque è un grande veramente, Max Piniboni, che poi sono i più conosciuti, Mazzilli e Enzo Polidoro, che già parte dei turbolenti, sì, ricordiamo tutti quanti, certo, assolutamente. Insieme a come è stata questa esperienza? Bellissima perché sono persone umili, davvero umili, che ti mettono a tuo agio, non fanno vedere la differenza che c'è tra la nostra comicità o comunque noi e loro. Non fanno vedere questo distacco, tra virgolette, giusto? Sono molto umili come persone. Quindi si può dire che avete anche imparato un qualcosa stando a confronto con questi mostri sacri, chiamiamoli così. Sicuramente quella è una grande scuola, sicuramente è stata una grande scuola. Oltretutto noi non amiamo tanto definirci comici o cabarettisti. Come vi definite? Noi siamo intrattenitori a 360 gradi. Quindi... Anche perché, come dice benissimo Davide, improvvisiamo molto a volte, improvvisiamo molto secondo la gente che abbiamo di fronte. E come fate a improvvisare? Cioè, ipotizziamo che vi troviate di fronte a un pubblico eterogeneo, quindi magari ci sta che ci sia qualcuno con la puzza sotto il naso, chiaro, piuttosto che qualcuno che non apprezzi magari le vostre battute o magari anche la vostra presenza, ci sta. Ci sta, ma ovviamente rispondi tu. No. Vai. No, ma non picchiatevi, mi sa tanto che questa puntata durerà molto, molto a lungo. Fate gli affari tuoi. No, aspetta. Io dico la mia, poi lui dice la sua. Ma giustamente noi avendo studiato comunicazione abbiamo avuto modo di poter capire con chi può interagire in un modo e con chi può interagire in un altro modo. Abbiamo potuto conoscere i vari modi di comportamenti, non entriamo nello specifico perché non è la sede adatta, però capisco. Abbiamo modo di familiarizzare con le persone prima dello spettacolo e capire con chi interagire e con chi no.
Io su questo volevo arrivare, Dado. Io ho curiosato appunto nei vostri profili, ho visto i vostri video sul vostro sito, tutta una serie di prove, come io le chiamo, e ho visto che avete un modo particolare di approcciare al pubblico, come si dice in inglese, fly down, in maniera vola basso, in maniera molto umile, in maniera in punta di piedi, se così possiamo definirla. Ma allora, fondamentalmente io penso che questo nostro percorso è stato fatto tutto in punta di piedi. E ti dico la verità, a parte l'oggi essere qui, perché per noi è una grande soddisfazione, abbiamo raggiunto tante soddisfazioni che, come ti dicevo all'inizio, non potevamo nemmeno pensare o immaginare di raggiungerle. Questo proprio perché abbiamo sempre creduto nella forza dell'umiltà e nella forza del stai coi piedi a terra, ciccio. Ti posso assicurare che questo il pubblico lo recepisce, anche perché abbiamo sempre cercato di far capire a loro che in realtà noi siamo parte di loro. Non è che noi siamo diversi da loro, noi siamo veramente parte di loro, abbiamo semplicemente avuto la fortuna di conoscerci, abbiamo avuto la fortuna tramite questo sodalizio di fare determinate esperienze e star portando avanti determinati progetti. Ma in realtà quando noi facciamo una serata non ci sentiamo dei divi che stanno facendo qualcosa davanti a un pubblico, ma sentiamo parte di un gruppo di amici. Tant'è vero che noi i nostri mattacchioni che salutiamo, sono il nostro fans club, non li chiamiamo fans ma li chiamiamo amici. Quindi è proprio per quello, secondo me, quando tu ti presenti così al pubblico, il pubblico ti sente uno di famiglia, gioco fatto. Sai perché io rido? Perché voi non lo sapete, a me quest'estate ero tra il pubblico in uno dei vostri spettacoli in Brianza e ho potuto assistere a uno dei vostri spettacoli, appunto, quindi so perfettamente cosa state dicendo. E sicuramente io posso parlare con cognizione di causa, quindi ripeto, è proprio un approccio naturale che i Dumat hanno con il pubblico. Loro scendono giù dal palco, non si erigono a VIP, scendono dal palco, interagiscono con loro, si avvicinano, li coinvolgono, scherzano, tutta questa serie di cose sicuramente fa di voi degli artisti un po' diversi, giusto? Sì. Ma anche perché, perdonami, giustamente il termine VIP, tu dici non si erigono ai VIP. Sì, io enfatizzo, fondamentalmente poi... perché non ci sentiamo, ma perché ti ripeto, non ci sentiamo diversi da coloro i quali ci stanno guardando. E quindi diventa veramente tutta una grande comunità di amicizia. Allora è una figata in questo caso. Guai fosse se ci sentissimo noi superiori. Vuol dire che non sta passando il messaggio che vorremmo far passare per il quale siamo nati. Ovvio. Ma naturalmente il percorso dei Dumat non si ferma qua, loro sono impegnati anche a livello radiofonico. A tal proposito gradirei mi parlassi, Wally, di Casa Dumat. Di cosa si tratta? Casa Dumat è un progetto nato da questo 2000. Tutto da ridere. Era un progetto molto bello, è nato all'incirca 2 anni fa, vero Davide? Sì. E la prima all'incirca data a giugno 2006. Perdonatemi l'introduzione, ma io non vi ho ancora chiesto, ma l'origine dei Dumat, perché siete proprio svalvolati tutti e due. Dopo te lo spiega Davide. Mi raccomando. L'ha colta lui questa cosa e quindi ve la spiega lui. Perfetto. E allora, è successo in una serata. Parliamo di Casa Dumat. Allora, Casa Dumat è un programma... È casa nostra. Casa nostra che abbiamo trasportato in uno studio radiofonico. Aiutatemi. Una radio molto famosa della provincia di Varese da oltre 40 anni, si chiama Radio Lupo Solitario. Salutiamo i ragazzi di Radio Lupo Solitario, ecco, quindi perfetto, tanto ci stanno guardando, sicuro ci guarderanno. Perfetto, quindi. Fly down. Come sempre. Quindi è nato da queste due menti malate e proprio perché volevamo portare il nostro modo di essere il vostro mondo radiofonicamente. Cioè volevamo portare queste nostre novità alla radio. E allora è nato questo programma, si hanno ospitato in un programma che condotto da Michi Squillante, Bella la Vita, che è il direttore artistico della radio, ci ha fatto un'intervista come oggi, ha visto un attimino i due e fa guarda, mi va bene che voi fate il vostro programma. Insomma, vi ha catturato, come si suol dire. Abbiamo iniziato alla domenica mattina, il primo anno, giusto? È vero, mamma mia. La domenica mattina, che era dura alzarsi la domenica mattina per andare in radio alle 10. Alle 10 iniziavamo fino alle 11. Perché noi il sabato sera lavorando finiamo spesso alle 3:30-4 di mattina, ora che va letto, quindi... Da specificare che naturalmente i Dumat fanno questa cosa in via del tutto gratuita, solo ed esclusivamente per passione. Per passione per interagire con il nostro pubblico anche in questo modo. E quindi è nato questo programma dove comunque parliamo spesso di noi, dei nostri eventi, ma soprattutto mettiamo in risalto altre cose che sono molto più importanti, tipo alcune notizie, un po' notizie strane dal mondo, le chiamiamo così, e le commentiamo un po' a modo nostro, e comunque diamo anche spazio alla musica indipendente e comunque agli artisti in crescita
o comunque che hanno bisogno di messi. Comunque, variegato come programma. Sì, assolutamente. Dumat, perché questo nome? Ma, ma siete veramente così svalvolati? Io vi ho visto, ma secondo me siete veramente così. No, ma la cosa bella che la gente pensa, questo infatti è il gioco un po' dello spettacolo, è che dicono, ma quei due fanno finta, non possono essere così ridotti male. Lo posso confermare con cognizione di causa, non fanno assolutamente finta. Guarda, noi abbiamo un carissimo amico, poi ti rispondo, che si chiama Max Piro, che salutiamo, noi saremo venerdì ad aprire proprio la sua prima data della sua tournée. Andiamo avanti, sì. Ed è bellissimo, perché lui ci dice sempre, quando l'ho visto pensavo che recitavate due personaggi. Invece siete proprio così. No, poi noi andiamo a braccio proprio. Allora, così. Perché Dumat? Noi quell'anno registravamo una trasmissione per una emittente televisiva e quando arrivavamo i ragazzi stavano già iniziando a registrare, noi eravamo tardi per impegni lavorativi. Certo che sì. Quando arrivavamo, chissà perché iniziava il casotto. Quindi arrivavamo. Però la domanda, perdonami, nasce spontanea, ma Dado è sordo? Perché il tono della voce è particolarmente, è lo stesso tono che tiene quando è in spettacolo. Fabrizio, ci siamo un po' copiati, perché lui è sordo, io sono sardo. Esatto. Quindi... A posto. No, ma è lo stesso tono che ho nella vita, lo sai. Allora niente, succede che noi arriviamo e chi presentava quell'altra trasmissione si gira e dice, ecco, solito macello, sono arrivati i Dumat di Varese. E la gente scoppia a ridere. Perfetto. Io guardo lui e gli dico, ma sai che c'è? Dopo due o tre volte funziona sta cosa, ho detto, la gente piace. Fa ridere, la gente piace, chiamiamoci Dumat. Benissimo, da catturato qui la partenza. Catturato il macchio. Adesso vi voglio mettere in difficoltà con una citazione di Alberto Moravia. Sì. La comicità implica l'esperienza della serietà, mentre la serietà non implica affatto l'esperienza della comicità. E ce l'aveva ragione. Cosa mi dite a riguardo? Cosa ti devo dire? Il vostro essere seri fuori dallo spettacolo, che comunque fondamentalmente non cambia assolutamente nulla, perché, ripeto, io sono andato a prenderli alla stazione, li ho portati fino qua e vi posso garantire che il viaggio è stato tutt'altro che serio. Però, ripeto, al di là di questo facciamo un confronto comparativo tra il comico, quindi il professionista nell'ambito della comicità, e l'uomo, in questo caso gli uomini. Voi chi siete normalmente? Ma allora, normalmente abbiamo comunque un'altra attività che comunque ci... Ma ovvio, questo è normale, certo. Quindi dobbiamo essere seri, formali, anche perché abbiamo sempre comunque a che fare con la gente, perché siamo comunque commerciali. E questa è una grande responsabilità. Sì, assolutamente. Siamo anche commerciali, quindi dobbiamo saper scindere le cose, essere seri nel momento in cui bisogna essere seri, perché parli di lavoro e quindi devi essere serio, o comunque puoi anche interagire con la gente in modo scherzoso e simpatico, come lo sappiamo fare noi. A volte le cose le scindiamo veramente, a volte quando si riesce a fare si può anche unire l'utile al dilettevole, come si suol dire. La comicità è un po'... il mio pensiero della comicità è che ti fa stare bene. Fa stare bene gli altri e fa stare bene me. Cioè, perché oggi, nei tempi in cui siamo, è più facile far piangere che far ridere, perché sappiamo tutti in che mondo stiamo vivendo. E allora quando riesci a far ridere, a far sorridere la gente, stai bene. Stai bene con te stesso e con gli altri, quindi è una cosa che a me rende felice ancora di più di qualsiasi altra cosa. Cos'è che vi tiene uniti? Cos'è che vi tiene coesi a livello privato, tra virgolette, e ovviamente a livello di spettacolo? Mi raccomando. Sì, mi raccomando, evitiamo così sconce, per cortesia. No, mi raccomando, fai bravo. Allora, sicuramente ciò che ci tiene uniti e che ci ha tenuto uniti in questi anni, ricordiamo che noi a ottobre abbiamo fatto i nostri 5 anni di attività, quindi abbiamo già completato il primo lustro. È sicuramente una grande amicizia e un grande rispetto. Questo pensiamo che sia una cosa che non può prescindere dai Dumat. Non ci sarebbero i Dumat se non ci fosse veramente questo senso di appartenenza forte nell'amicizia. Quindi un profondo rispetto, una grande amicizia e poi ovviamente un sodalizio artistico. Sì, noi fuori dal personaggio ci chiamiamo fratelli proprio perché... Esatto. È quello che ci sentiamo. Forse i fratelli che abbiamo i fratelli, ognuno ha un fratello di sangue. Però ci sentiamo i fratelli che non abbiamo mai avuto forse. Si litiga, si discute... Ah, poi parti dal presupposto che Dumat sono costituiti da due persone completamente diverse. Assolutamente. Cioè, quando sì. La penso a destra, confermo, lui la pensa a sinistra. Confermo. E quindi, sai. Poi abbiamo una bella differenza d'età, perché lui è più vecchio di me, quindi è normale che poi. Sì, tu figurati che lui è praticamente 12 anni meno di me. Sì. Sei sicuro? E vi siete trovati? Siete sicuri? Sicuro? No, niente di più, scusa. Adesso cominciano con il loro spettacolo, naturalmente non trascendiamo, perché poi ovviamente i Dumat vengono direttamente qua. Allora. Molti definiscono i vostri spettacoli, come abbiamo detto prima, di nicchia, per molti ma non per tutti. Ci sono un po' di persone che vi criticano perché ritengono che i vostri spettacoli non siano sufficientemente travolgenti.
rispettiamo. Facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Certo, ovviamente, però io, voi qui siete Mazzullo, chiamati, quindi. Assolutamente no, voi qui siete chiamati, tra virgolette, a rispondere di queste cose. Chiaro. Dai, adesso lascio la palla a te, Davide, rispondi prima su questa cosa che sei molto più pratico e bravo. Allora, fondamentalmente non siamo travolgenti, ci può stare, nel senso che voglio dire, chiaramente come ogni persona che sale su un palco ti devi mettere un po' alla berlina di tutti i giudizi, sia positivi che negativi, cercando di far diventare quelli negativi dei consigli e dei suggerimenti per migliorarti ogni giorno. Noi cerchiamo di migliorarci ogni giorno e cerchiamo che ogni spettacolo sia un po' più bello di quello appena trascorso. Quindi, detto questo, io inviterei chi dice giustamente che i nostri spettacoli non sono travolgenti a venire più spesso a vederli e di lasciarsi travolgere. Perché non tutti gli spettacoli sono uguali. Ovvio, è normale. Quindi ci sono spettacoli diversi a seconda del pubblico che vi trovate di fronte, giusto? Adesso vorrei toccare un tasto molto molto importante che vede i Domat impegnati in una cosa che sta a loro molto molto a cuore. E sto parlando del volontariato. Naturalmente i Domat sono impegnati nel volontariato e più precisamente mi fa sorridere questa cosa e sinceramente mi fa anche un po' emozionare, perché i Domat vanno nelle case di riposo della loro zona, vanno a suonare, cantare, intrattenere le persone anziane in maniera totalmente gratuita. Assolutamente. Questo naturalmente vi fa tanto tanto onore e ovviamente io vi faccio i miei complimenti. Grazie mille. Come è nata questa cosa? Perché sicuramente questa è nata da una mente buona, perché sicuramente una mente cattiva non può partorire una cosa simile. Questa è una cosa normale, però comunque sia, va detta e va ribadita. Bravo. Vai. Ma come è nata? Io prima di poter essere onorato di far parte di Domat ero già in giro da diversi anni come Davide Sandri, e come Davide Sandri avevo da tempo scelto di portare i miei spettacoli proprio in queste strutture. È diventata quasi una cosa automatica e naturale, come ti dicevo, una volta che i Domat sono stati costituiti, una volta che hanno avuto un minimo di storia, quindi un minimo di sodalizio, e perché lì sai, ricordiamo che è vero, sei davanti a un pubblico difficoltoso, ma non è un pubblico che non pretende o che non capisce, è un pubblico che ha i suoi gusti, ha le sue pretese, ha giustamente le sue esigenze. È che come ogni pubblico è degno di essere rispettato e di essere accontentato. Quindi prima di fare questo salto nelle case di riposo, che per Walter erano un mondo comunque sconosciuto, prima che io dicessi... Però adesso okay, lo fate insieme, siete, è già da un po' di anni che state andando... Un paio d'anni, non è molto, un paio d'anni non è molto. E devo dire che quando andiamo in questi posti ci aspettano con braccia aperte. Sì, immagino. Cosa ci riempie davvero, il cuore di gioia quando vediamo questi nonnini di tutte le età e i loro parenti che non vedono l'ora, sono lì che aspettano che andiamo. Posso definirlo un'ora e mezza per loro, una settimana. Un viaggio nella memoria, perché naturalmente non andrete a cantare le canzoni d'oggi, ma partiamo proprio dalla memoria. Dalla memoria. Assolutamente. Beh, ma guarda, noi diciamo sempre che quando facciamo questi spettacoli il vero dono non lo facciamo a loro, ma lo facciamo a noi, fondamentalmente per un aspetto importante. Sì. Penso che per un artista la paga più bella, al di là del più grande cachet che tu possa prendere, è quello di sentirti utile. Quando ti senti utile è una figata, al di là dei soldi che ti possono dare, ma è veramente quella una figata. No, ma poi la figata, tra virgolette, come la chiamano loro, è il fatto che lo sono lì in fase, in forma di volontariato. Assolutamente, sì. Loro sono poi per me comunque andare in quei posti... Questa cosa mi emoziona tantissimo, sì, scusate, ma... Me, perché quello che ti sto per dire soprattutto mi ingrandisce il cuore. Quando vado in questi posti io è come se andassi a trovare i miei papà e le mie mamme. Io il papà, la mamma purtroppo non ce l'ho più, il papà l'ho perso recentemente, tra l'altro è successo proprio a me, l'ultimo saluto. E quando vado in questi posti... Da valore aggiunto. Mamma mia, una cosa incredibile, il cuore lui, vedi, io mi emoziono sempre, anche quando canto alcune canzoni. Sì. Riesco a finirle, non so come faccio a riuscire a finire, ma sono aiutato. Abbiamo scoperto un lato dei Domat sicuramente molto molto nascosto e non traspare dai loro spettacoli, perché ovviamente nei loro spettacoli loro sono... completamente l'opposto. Volevo aggiungere una cosa, questo è travolgente. Bene. Esatto. Ma anche perché oltretutto sei notato, visto che giustamente sei andato a documentarti, noi questi spettacoli è difficile che li pubblicizziamo su Facebook, perché pensiamo sempre che il bene vada fatto in silenzio. Quindi non possiamo pubblicizzare gli eventi, possiamo pubblicizzare gli eventi commerciali. Sì, anche perché non prendendo nulla non c'è nulla da pubblicizzare, nel senso... Ma di quello, anche perché è inutile far vedere agli altri che tu fai del bene, non serve, l'importante è che stiamo bene noi. Bene va fatto, che stanno bene chi lo riceve. Va. Vi emozionate sempre come se fosse la prima volta? Il giorno che non ci emozioneremo sarà il giorno che ci guardiamo in faccia io e lui e diciamo domani non facciamo più spettacolo.
perché secondo me è inutile andare sul palco se non è con l'emozione, con la voglia. Cioè, 5 minuti prima di salire sul palco, io e lui ci guardiamo in faccia mille volte, oramai dopo tanti anni ci capiamo solo guardandoci e capiamo che entrambi in quel momento stiamo provando quel pizzichirio alla pancia che ti fa dire io stasera spacco. Quando non sarà più così, depositeremo il vestito da Dado, depositerà lui il vestito da Wally, ritorneremo a essere Walter e Davide con le nostre vite. Anche lì, negli spettacoli che fate con gli anziani, recitate la preghiera del clown come fate solitamente nei vostri spettacoli? A volte sì, è successo. Come mai? A volte sì, a volte no. Spiegate. Perché dipende da dove siamo. Questo è un fatto molto curioso. Dove ci troviamo e in che luogo, perché non tutti i luoghi possono, secondo noi, ricevere questa cosa. Però sarebbe bello poterlo fare dappertutto, perché... E il personale delle strutture? Oh, il personale delle strutture oramai sono degli amici. Sì, addirittura quindi... quando cantiamo determinate canzoni piangono. Esatto, sono piangono. Quando si canta Grande Amore del Volo sono in lacrime. Quindi... No, davvero, oramai vabbè, sono tanti anni che ci conosciamo, sono una famiglia, quindi assolutamente. Io se volevo tornare un attimino indietro, se mi permetti, Fabrizio, certo. Parlando proprio della preghiera del clown, perché la sentiamo così tanto nostra? Ho notato che, sì. Piccolo particolare, alla fine di ogni loro spettacolo loro recitano questa preghiera, esatto. Spalle l'uno all'altro, esatto. Coprendosi il viso con un cappello, con una maschera da clown. Questo ovviamente io devo chiedervi il perché le parole le abbiamo sentite. Allora ti spiegavo, perché fondamentalmente non parliamo in questo momento di Wally Dado, ma parliamo di Walter e Davide. Oh, e Walter e Davide sono due uomini che, soprattutto in questi ultimi anni, vuoi per mille vicissitudini, vuoi per mille cose, hanno passato anche dei momenti non facili, in cui sono stati l'uno molto vicino all'altro. Questo vi ha unito. Questo ci ha molto unito, però ti dico anche che l'idea della preghiera del clown ci è venuta una sera quando entrambi eravamo veramente in crisi, perché tu sai meglio di me che l'artista è una cosa e l'uomo è un'altra. Ci stavamo cambiando. Me ne sono accorto in questa trasmissione, quindi ci posso garantire. Ci stavamo cambiando perché c'era lo spettacolo di cabaret, io ho guardato lui e gli ho detto... come facciamo a farli ridere fuori da fuori? E giustamente ci siamo detti, ok, prendiamoci i nostri vestiti, carichiamoci sulle spalle il vestito di Dado, carichiamo sulle spalle il vestito di Wally e diamo a loro non Walter e Davide, ma Wally e Dado. E così quella sera abbiamo fatto e facciamo tutte le sere. Perché comunque non è che i problemi quando tu scendi dal palco, quelli umani finiscono. Mm-hmm. Rimangono e te li ritrovi a casa, sicuro. Te li ritrovi in giro. Sicuro. E quindi... la sera dopo io sono tornato, ho detto, Fra, ascolta, vedi, vieni da dire Fra perché ci chiamiamo fratelli. Ormai è automatico, automatico, sì, automatico. E ho detto, Fra, ascolta, guarda, c'è questa preghiera che secondo me fa bene, cioè è nostra, è la nostra vita. E quando abbiamo finito di sentire, entrambi siamo scoppiati a piangere, ci siamo abbracciati, promettendoci che da quel giorno la preghiera del clown sarebbe diventato un momento importante del nostro show. Vedo un grande trasporto emozionale in quello che dicono, perché di colpo le loro facce sono cambiate, le loro espressioni sono cambiate. E a tal proposito io vorrei avviarmi a conclusione di questa puntata con una grandissima citazione di Mark Twain, che vado a leggere e veramente vi riguarda. Ciò che abbiamo fatto per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri non morirà mai. È vero. Verissimo. È verissimo. Bella. È stato un vero piacere avere con me in studio i Dumat al secolo Davide Sandri e Walter Ferro. Buongiorno alla prossima puntata. Da Fabrizio Carbone è tutto. Buona giornata, alla prossima. Ciao. 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 Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore, per averci dato anche oggi la forza di fare lo spettacolo più bello del mondo. Guardaci dalle unghie delle nostre donne, che da quelle delle tigri ci guardiamo noi. Dacci la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate, e lasciali pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa, io li perdono. Un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato il biglietto. Se le mie buffonate servono ad alleviare le loro pene, rendi pure questa mia faccia ancora più ridicola, ma aiutami a portarla in giro con tanta disinvoltura. C'è tanta gente che si diverte a far piangere l'umanità. Noi dobbiamo soffrire per divertirla. Manda qualcuno, se puoi, su questo mondo, capace di far ridere me, come io faccio ridere gli altri.
La pizzeria Orchidea Salassa ha cambiato orario, aperta il venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 23.30. Pizzeria Orchidea, gustose pizze di diverse varietà, antipasti e prelibati dolci. Venite alla Pizzeria Orchidea in via San Ponso, Cascina Pianter 2, a Salassa. Carica la nuova app di Obiettivo News. Troverai notizie del Canavese, Ciriacese, Porediese, Calusiese, Chivassese, da Venaria Reale e Torinese. Notizie sportive e gli ultimi video di Obiettivo News. Ma ecco la novità, da oggi la nostra web TV diventa a portata di smartphone. TG, servizi, format, musica e spettacolo. Tantissime pagine da sfogliare per essere sempre informati. Non perdere tempo, vai su Apple Store o Google Play, cerca Obiettivo News e scarica l'applicazione per rimanere sempre informato in tempo reale sulle notizie della tua zona.